Io stavo camminando in quella strada, non c'era manco un semaforo, non c'era. Ah, non c'era il semaforo? No, c'era un vigile messo e io camminavo. Sì. A un certo punto della strada, che cosa succede? Che camminando, vado in fondo. Esatto, arrivato in prossimità, in fondo di quella strada, lei arriva a un incrocio dove c'è uno stop. Bravo. Ma lei non può andare avanti, perché si dovrebbe fermare. Se non che, siccome il comune non provvede a tagliare i fronzi degli alberi che ostruiscono la visuale dei segnali stradali, lei passava, il vigile che era lì l'ha multato. Esatto. Ma noi impugniamo la multa, facciamo causa al comune, dopodiché la multa non lei la paga. Bravo. Alberi in questa strada non ce n'erano, foglie non ce n'erano, non c'era manco una pala e fecorigna, non c'era niente. E allora? E lo stop non c'era, perché le traverse non c'erano, perciò il vigile, che oramai diventammo amici, Giovanni, la multa non me l'ha fatta per questo motivo. E allora che è successo? Mi faccio Stavo capire. Camminando in una strada dove lungo non c'erano semafori, non c'erano stop, non c'erano foglie. Se non che lei non si accorge che alle sue spalle sta sopravvenendo un'ambulanza che sta portando un ammalato grave, ma noi impugniamo la causa, noi impugniamo la multa, facciamo causa al comune perché? Perché la multa, il signor Giovanni, a lei non gliela può fare. Bravo. Perché l'ambulanza c'ha i lampeggianti spenti. Hai visto? E la sirena non si sentiva. Bravo. Signor mio, ma come la multa noi non la paghiamo e vinciamo la causa. Bravo! Solo che Giovanni, il vigile, mi ha detto che l'ambulanza non poteva passare perché traverse non ce n'è. Questa ambulanza non c'era. Non c'era? E allora mi spiega che è successo. Ave menzona, che ce lo voglio spiegare. Ero nella strada con la macchina, una strada senza semafori, senza stop, senza foglie, senza verde. Sì. A un certo punto l'ambulanza, che dici lei, non c'era completamente. Sì. Cammino e cerco di parcheggiare. Oh! Ci voleva tanto! Ma ci voleva, tanto ci voleva! E non mi fa finire. Lei con la sua macchina ha parcheggiato con le ruote sopra la sede del marciapiede. Bravo! Pertanto il vigile che era posizionato lì all'anno... Giovanni, all'anno, non chiami Giovanni! Non lo conosco, lei ha fatto la multa, ma noi dimostriamo che il marciapiede era rovinato. Bravo! Anzi, denunciamo il comune, perché i marciapiedi rovinati possono fare cadere le persone anziane. Bravo. E danneggiare la salute delle persone. Noi impugniamo la multa. Bravo. Facciamo causa al comune e vinciamo la causa. Solo che c'è un problema. In quella strada marciapiede non ce n'è. Perché passano solo macchine, capito? Solo macchine. E Giovanni mi disse, il vigile, perché a mettere su la marciapiede se il marciapiede non ce n'è? Senta. A questo punto io cammino in quella strada. Mi fa una cortesia. Tagliamo la testa al toro. Perché? Peccato. Perché peccato? Meschino, io sono animalista. Ma che c'entra, per modo di dire? Tagliamo la corta, diciamo, mi faccio vedere la multa. Faccio vedere la multa. Ave mensura che ci voglio dare questa multa. Faccio vedere la multa. Via qua, eccola qua. Allora. Sì, allora. Dunque, comune di eccetera eccetera, no, provincia di eccetera, Palermo. Vabbè, eccetera eccetera. No, oggi, piazza Virginia. Vabbè, ho capito, oggi ho missis, le ore ho missis. No, che domenica che veniva a missis. Vabbè, lasciami per cortesia, per cortesia. Questo è bazzecole. Io a messa non ci sono stato. Vabbè, ma queste cose poi le risolve la mia segretaria, lasci stare. La macchina targata eccetera eccetera eccetera. No, targata TA. Vabbè, non mi interessa, queste sono quisquidi, lasci perdere. Se il nome del padre, del figlio, il conducente, il signor Libero Liberata, lo conosce? Lo conosce? Da quanto tempo lo conosce? Avvocato che ci sia! Perché lei si mette una faccia da sciocco, mi scusi. Lo conosce questo signore? Sì! Da quanto tempo lo conosce? Da sempre. E che rapporto di parentela avete? Sono io. Ah, è lei! Oh! Signor Libero Liberata, sì. Praticamente contravveniva all'articolo comma 157, ottavo comma, praticamente lasciava posteggiata l'autovettura, targata, eccetera, eccetera, in corrispondenza dello spazio riservato a veicoli per persone invalide. Non me ne raccosto. Ostruendone il transito. Non me ne raccosto. Visto che, come dicevo io, lei mi parla di semaforo. No, lei di semaforo. Semaforo. No, l'ha detto lei. L'ambulanza. L'ha detto lei. Semaforo. Ma che mi dice, signor mio? Vabbè, comunque, ok, vabbè. Allora, per prima cosa, dico subito una cosa, la multa non si paga. Non la pago allora? Non si paga. Mi dica se la devo pagare. Non no, la multa vabbè. Non si paga. Allora, sa perché? Perché? Perché noi faremo causa al comune. Bravo. Noi faremo causa al comune. Gliela posso dire una cosa, io questa causa la voglio vincere.
Le piace vincere facile, eh? Bravo, bravo, vabbè. Allora, noi ricorreremo a tutti i mezzi possibili e immaginabili, daremo battaglia, noi dimostreremo che lei ha parcheggiato nel posto disabili perché lei è un avente diritto. No, francamente no, perché ringraziando Dio cammino e non ho disabilità. No, dico, lei cammina nel senso che è sano, ma chi parcheggia nello spazio riservato ai disabili senza averne diritto è disabile nel cervello. E lei è disabile nel cervello. Ah, allora io sono ecco, capito? E questo allora, è il motivo. Chi parcheggia, chi parcheggia nel posto disabile è un cretino. Allora io sono un cretino. Di più, è pure idiota. Bravo. E noi dimostreremo tutto questo. Anzi, noi sfrutteremo le aderenze. Bravo. E se è il caso, andremo a scomodare pure i santi in paradiso. A capire? Mi scusi. Pronto? San Quintino. Già disponivo, santo! No, no. San Quintino, il penitenziario che c'è negli Stati Uniti, in America. Pronto? Yes. Yes! Avvocato Ergastolo, sono io, yes! Bene! Benissimo! Il mio cliente è stato impiccato, benissimo, bene! Sono contento, abbiamo vinto la causa, benissimo! La ringrazio! Thank you! Bellissimo! Queste sono soddisfazioni. Avvocato. Queste sono soddisfazioni. Avvocato, che dice? Chi ha vinto? Il suo cliente è stato impiccato. Ma scusi, l'accusa l'aveva chiesto la camera a gas. Lei si rende conto? Perché è morire meglio con la camera a gas? Tutto affogato. E lei ci ha detto thank you. Certo. Avvocato, va fan giù. No, no, non sta andando. Venga.